quasi tutte le religioni credono e fanno credere nella resurrezione, nella vita dopo la morte. Dicono si muore, ma si rinasce o ci si reincarna. Insomma, non si muore. Questa idea religiosa della vita eterna è comprensibile ed è commovente, ma penso che in fondo tutti i religiosi sappiano che è una favola. È una favola nata in un altro mondo, diverso da questo che abitiamo, e che tuttavia continua a esistere e a essere ritenuta vera. Credo che i religiosi in fondo sappiano che non rinasceranno, che non si reincarneranno. Io non rivedrò più Eftimios, lo so, ma cosa c'è di vero in questo? Perché certe idee che assumono all'inizio una forma favolistica, mitologica, consolatoria, religiosa, contengono, a me pare, una verità che viene scoperta ed elaborata di seguito da forme di pensiero più evolute, la filosofia, l'arte, la scienza. Ora, cosa ci sia di vero nella credenza di una vita eterna, credo che lo abbia rivelato una scoperta fatta da poco tempo su che cosa accade nel corso della morte di una stella. Le stelle muoiono, vivono un certo numero di anni e a un certo punto cominciano a morire. E che cosa accade a una stella nel corso della sua morte? Accade questo, che circa metà della massa di cui è costituita una stella viene trasformata in polvere, polvere di stella. E questa polvere viene disseminata da un vento nell'universo. Questi grani, andranno a costituire altre stelle e pianeti. E la Terra è nata così, addensando questa polvere di stelle. E che cosa c'entra questa con la resurrezione? Beh, una parte della stella, la metà della massa della stella, rimane un sasso inerte nello spazio, ma l'altra metà sopravvive, va a costituire altre stelle, altri mondi. Così accade a noi esseri umani. Mentre viviamo la nostra vita, mentre ci avviamo verso la morte, qualche nostro gesto, qualche nostra azione, opera, sorriso, si diffonde negli altri, nel mondo. E così quando ciascuno di noi muore, muore, ma continua a vivere negli altri. Naturalmente ci sono varie forme di sopravvivenza. Alcuni sopravvivono in forme più evolute,
perché certo vive più interamente, più bellamente l'autore di un'opera d'arte che Erostrato, che è rimasto nella storia e voleva rimanere a tutti i costi nella storia, così incendiò un tempio. Di lui rimane poco, di Saffo rimane molto.